Bisogna avere tempo, perché diversamente non può essere. È la 22esima edizione, considerando tutte le manifestazioni di Foggia Palermo. Penso che lo spettacolo la potrà fare da padrone, ce l'auguriamo. Buon divertimento, allora amici di Eleven Sports, sta per cominciare questo Foggia Palermo 27esima giornata del campionato di Serie C. Si gioca in agguato proprio Garofalo sul secondo palo. Il Foggia ancora lì, altro cross verso il centro, passano i rossoneri, ha segnato per il Foggia Nicolao sul secondo palo. Foggia in vantaggio, anzi è Di Paolo Antonio ad essere arrivato per primo sul secondo palo su un cross proveniente da destra. Si sblocca subito la sfida dello Zaccheria, si stappa il match dopo 3 minuti. Primo gol di Di Paolo Antonio. Beppe, beh, un'azione che si è sviluppata sulla destra. Bene. Qui non c'è fallo, Foggia che però riconquista il pallone con Ferrante che va via un avversario, poi calcia. C'è a servire lo stesso Brunori, occhio che in area c'è Floriano, Brunori tra due avversari, va sul fondo, finta e controfinta, poi viene messo a terra, schizza in piedi la panchina del Palermo. Dubbi su questo presunto fallo ai danni di rimessa che il Foggia ha già battuto. Di Paolo Antonio, Curcio riceve, si gira, colpisce anche l'arbitro, il pallone filtra, ma a quel punto l'arbitro deve interrompere il gioco. Una chance per il Foggia, fortuita in questa circostanza, Beppe. È vero, sì, aiutato dall'arbitro si è trovato in pratica una replica con Valente che la mette sul secondo palo, colpo di testa con palla che si alza. Nicolao sventagliata, tiene lì il pallone Lancini, Floriano ha un po' di spazio, apre su Brunori, Brunori pareggia con Volpe a terra, incredibile allo Zaccheria. Ha pareggiato il Palermo con Brunori che ha colpito al volo sul lancio di Floriano, con Volpe che però era finito a terra. Non potevano accorgersene i giocatori del Palermo. Si accende adesso una discussione, deve intervenire l'arbitro che si è accasciato proprio su quel lancio di Floriano. Brunori non poteva accorgersi dell'infortunio del portiere del Foggia e ha fatto 1-1 in una porta praticamente. Ogier deve uscire dal masso, con ottima scelta di tempo, con personalità ad anticipare Brunori. Siamo già dall'altra parte, Curcio, Merola in aria, Merola calcia! Passa il Foggia con Merola al 35esimo del primo tempo. Rossoneri nuovamente in vantaggio, da Dalmasso a Curcio, da Curcio a Merola, 2-1 per il Foggia. Bella azione del Foggia, il tutto partito da Dalmasso che ha fatto un grande anticipo, palla a Curcio che è stato bravo a farsi fuori dei giocatori. Ancora De Rose, a memoria Damiani, Brunori, Velo, sale Valente, palla sul secondo palo proprio per Crivello che vuole arrivare al volo con il sinistro, non si coordina bene. Ancora De Rose, calcia dalla distanza, il pallone che si alza sulla traversa della porta di Volpe, termina sul fondo, è stato Rizzo, rischia il cartellino giallo, calcio di punizione battuto, passa, fa passare il pallone Brunori che può entrare in area di rigore, mettere in mezzo, è arrivato quasi il colpo di tacco di Soleri con palla che termina sul fondo. Beppe, brivido per il Foggia. Sì, brivido del Foggia. Ferrante, si sovrappone ancora Rizzo su questo lancio e arriva il gol da parte di Garofalo. Tutto solo sul secondo palo, Garofalo apre il piatto destro, dormita colossale della difesa del Palermo, e al 55esimo il Foggia triplica e fa gol ancora una volta Garofalo, doppietta per lui allo Zaccheria, ma in una... Ma Silipo con il sinistro direttamente in porta, cercato di... Lucido e non peccare in queste... Occhio a Nicolao, slalom gigante, mischia Curcio, 4-1.
4-1 per il Foggia al 22esimo della ripresa. Nicolao sembrava Alberto Tomba sulla fascia destra, ne ha fatti fuori almeno 3, palla in mezzo, flipper e a metri 1 dalla linea di porta. Curcio di testa deposita in rete l'ottavo centro del suo campionato. Foggia 4. E ora al Palermo resta un quarto di gara, se non altro per provare a rientrare in partita. Dal Masso, paratone sul tiro a colpo sicuro di Brunori, un calcio di rigore in movimento per zona pure di Paolo Antonio, tocco corto per lui. Ancora Curcio, palla verso il centro, Buschiazzo ha provato ad arrivarci col tacco, poi ci arriva Rizzo in diagonale, l'arbitro però aveva fischiato, c'è un fallo, calcio di punizione di Italia-Macedonia che vale qualcosina. Intanto Curcio a giro, non si fida della presa per... nello spazio anche Silipo, palla in mezzo, Brunori alza sulla traversa ma c'era posizione di offside. Compagno di squadra Cardi, ultimo baluardo dello schieramento del Palermo, filtra il pallone, c'è fuori gioco da parte di Valente. Lancini poi a porta vuota aveva messo a lato, tutto inutile però, il gioco era fermo. Beppe, noi volta viene anticipato da De Rose, scatta Brunori, suggerimento per Valente, posizione dubbia la sua, Valente dal Masso, l'azione non è finita e poi si alza con qualche istante di ritardo la bandierina, gli applausi che sentite. Troppo leggero qui il Foggia. De Rose calcia dalla distanza, stavolta non ci sarebbe arrivato dal Masso, ma De Rose non ha trovato lo specchio della porta, palla che sibila al lato del palo. Penso sia stato legato anche agli slot, se non mi sbaglio. Giusto, no, no. Giusto. Occhio che intanto c'è la conclusione in diagonale da parte del 27, Soleri incrocia sul palo più lontano, quella lunga imprendibile per lui, rimessa laterale per il Palermo. Finisce qui, ha vinto il Foggia 4-1, rossoneri che ritrovano il successo davanti al proprio pubblico dopo l'1-0 di dicembre.